Trucco Pavone in collaborazione con una Serena Mosch. La rifacciamo. No, va bene. Con Serena Azzurra. Ciao, 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 ciao. Non meritavi ciò. Allora, questo qui fa vedere che sa truccare anche lei. Ci provo. È bellissimo, a me piace tanto. Bello vistoso, sì. Però Quelle cose tranquille che piacciono a noi altri. Madonna, cosa sono tutta testa? Come mai? oggi si è accorta che aveva il capo grosso. Vabbè, mi ha preso l'ispirazione di questo trucco guardando altri tutorial, solo che il mio è un po' così, un po' forse sì, forse no. Va bene, iniziamo a truccarci. Zoomiamo? Zoomiamo, 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 vai. Zoomiamo con questo? Zoomati. Sì. Quanto? Quanto ti pare? Dimmi te, così è troppo Così? Ma poco? che ne so? Che ne so io? Vai, zoom allora. Vai. Tra un po' mi si... Guarda, c'è una caccola! Ho sbagliato chiudi occhio, scusate. Ok, Ok, vai. perfetto. Sarà a fuoco? Boh. Va bene, inizio. Aspetta, accendo. Jonathan, scusa. Solo tu, solo a te ti chiedo scusa. Iniziamo la. Ah, ripeto. Ce la farò? Iniziamo mettendo. Aspetta, che cos'è Johnny questo? Che cos'è? Che cos'è? Ok, questo sa che cos'è Jonathan. È il primer portion della Urban Decay. Che soddisfazione, una soddisfazione immensa dirlo. Lo mettiamo su. Lo L'ombrino. mettiamo su tutta la palpebra di sopra. La famosissima palpebra di sopra. E un goccetto anche di sotto. Che sarà a 360 gradi. trucco molto. Tranquilli. Molto, molto, molto. Un trucco molto, 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 molto. A proposito, non ho la base per via dei innumerevoli brufoli che potete ammirare sulla mia bellissima pelle. Allora, tutti i colori che andrò a usare saranno nella. Vai. Ok, dicevamo, questo. Dai, non si vede. Questo marrone. Questo blu. Questo verde shimmer. E questo. Non se ne è visto uno di colori. E questo viola. Si vede? Sì, Questo ora, viola. ok. Ok. Questi sono i colori, quindi quando vi dico marrone, blu, verde, sono quelli, non si sbaglia. Si possono sempre sostituire con altri colori che avete a casa. No, dovete usare per forza la palette della Zoe, ma Zitta. la dovete comprare anche voi! Shh. Allora, Non fare sciami! iniziamo con il marrone. Con il pennello a lingua di gatto. Prendo il marrone Aspetta, e centriamo la modella. e lo applico qua, facendo una piccola V. Si vedrà, ci sarà il mio capo? No, si vedrà. Ok. Io non te lo posso dire perché Shh, chiudi! Sei cieca, lo so. non sono cieca. Sei cieca. Una piccola V così. Il caricabatterie della macchina. Scusate, lo devo ricordare di rimetterci. Posso continuare? No! Lo dica lei. Poi. Io ho questa cosa qua, che secondo me è utilissima, che è il blush Cleaner. cleaner della Kiko. La Kiko. Fazzolettito soprattutto. Fazzolettini della Coppa aggiungerei perché anche la marca dei fazzoletti è importante. E ci fa accarezzare il pennello. Pennello It's Pull It. Soprattutto It's Pull It. Ma che English. Perché se voi non avete 842 miliardi di pennelli, come noi poveri piccoli mortali. Che anzi ora mi è arrivato il 10% di sconto della Sephora. Farà un'incursione. Poi prendiamo, come vede, ok, il verde shimmer, shimmerissimo. Shimmer vuol dire con i brillantini, è quello per il rumore Guardate che mordente. shimmeraggine. E andiamo a fare una cosa verticale e spandiamo leggermente perché deve essere netto. Deve essere una cosa netta ma sfumata. E dopo questo io mi prenderei. Non piangere. Non sto piangendo. Quasi. Ok. Sto provando a ridere.
bel colore. Già si può vedere che sarà una bella cosa questa che andiamo a fare. Pulite il pennello In bocca, naturalmente, se non la sta mettendo in bocca, se la sta prendendo sulla lingua. e andate a prendere le bleu. Tante bleu. Un bleu che non è shimmer però. No, No, hai ragione, questo qua è quello shimmer. è shimmer, ma non mi piaceva come bleu. Lasciare il bleu. Cioè dopo questa si può anche smettere. Ormai si finisce questo tutorial. Fammi vedere una cosa. È più bleh. E più bleu? Ma continuate a bleare Bleare. finché non viene una cosa abbastanza bleh. Ripassare anche quest'altro occhio. No, è quell'altro che era parecchio Ah, è bleh. più bleu? Eh sì. È questo che non si bleizza. E noi tanto stiamo qui a bleizzare gli occhi. Visto che tanto io non c'ho domani da fare impianti. Visto che tanto io domani c'ho per domani c'ho da fare impianti, insieme. Infatti, perché fare impianti invece che stare un pomeriggio tu a casa? Ripuliate soprattutto il pennello. Tanto faccio vedere il progresso. Guarda anche io da uno specchio vicino. Ok. È andata a prendere il viola che è shimmerissimo. E andate a cercare di fare Aspetta che mi giro un po'. una piuma proprio di pavones. Vedete che l'ho presa male? Ecco. Leggermente in alto. Andate a... Allora io qui, vabbè, possiamo fare anche così, vai. Cercate sempre di staccate la passata. A me Pesa 4 kg quella passata. piace. Poi prendete anche un po' di blu senza pulire il pennello e andate a passarlo sopra il viola per dargli questo colore più intenso, Questa colore. no? Ho detto che potevi parlare? Io posso. Andate a unirlo al blu. Il blu. Al blu. Pulendo il pennello, oddio, Cosa succede? niente, niente, faccio cose mie, comunque di lì. Prodo un orecchio. Dopo che la modella si è grattata, andate a ripassare, scusi, anche il blu, e andate a ripassare anche il verde. Devono essere tutti a colori molto definiti, molto ben definiti. Lo sfumate leggermente, leggermente, e dolcis in fondo andate a ripassare, indovina, 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 il Marrone. bravissima. Come se non l'avessi già visto fare prima. Mantenendo sempre, ecco, se succede come ho fatto io, che sono sdatta, che vi è partito il marrone sotto l'occhio, con un pennello a ventaglio Della elfa, come si chiama? dell'elfa, andate a togliere i residui di trucco, grazie, non mi veniva, grazie Serena, non mi veniva. E andate, no, chiudi Ah, l'occhio, chiudo? sì, scusa, intensificare pure il marrone, poi con un pennello da sfumos sfumate leggermente il marrone sul verde con movimenti circulation e anche il viola sul blu. Stamos? Sì. Poi, per definire tutto, per dargli una profondità, uno shimmeraggio ancora più shimmer, una avant-garde, un savoir, ho detto tante stronzate, per dargli una definizione. Scusate, ho scricchiato il collo. Andate con... Io uso questo, che è un bianco shimmer, il 169 della Kiko, che è praticamente è brillantinosissimo, e andate a definire la parte sopra dell'occhio. Perché
perché i pavoni, esistono anche pavoni bianchi, nessuno lo sa, ma è tutto un pavonaggio, no? Pavonarsi. Scusi, sono venuti quasi uguali, uguali. Lasciamo di dire. Questo è più lungo, ma che te frega? Mi piace più lungo. Dopo questa. Sì, che poi a lei adora. Ciao Ale. Eccola lì. Poi, con un pennellino angolato. Dov'è? Vai. Ok. Andiamo a prendere gli stessi colori e li andiamo a mettere sotto l'occhio alla stessa altezza degli altri. Cioè, capito, In corrispondenza degli altri della parte della superiore. no? Come ha detto la mia gentilissima e bellissima modella. It. Perché io il latino lo Latini. so. Sì. Ho Ho fatto l'estate con tre persone che hanno fatto il classico, quindi visto dove hai visto? sul tuo canale di Serena Azzurro, andate qua, andate qua, andate qua. Basta. Tanto non ti riesce, se fai come l'altra volta non ti riesce. Poi, sempre pulire, ricordarsi di pulire, eh? Il bleu. Passata l'estate con la mia triscurina e altri due suoi amici. Budellati dalle risate. Siamo andati anche a Madrid, tra parentesi. Andata a Madrid è bellissima quando c'avete un po' di soldi. Vabbè, Sì, magari c'hanno i soldi e non c'hanno il tempo, sono una pronta. Chi ha soldi non ha tempo, chi ha tempo non ha i soldi, perché è disoccupato. Dopo questa perla di saggezza continuiamo. finite col viola e congiungetelo al viola di sopra. Ecco, dato che sono sempre sdatta. Quanto è bello questo pennello Sì, non è che lenzuolato. sono sdatta, io lo faccio apposta per utilizzare il pennello. Perché è morbidissimo. Brava Giami che ha fatto l'acquisto intelligente. Ho fatto l'acquisto dell'Elf. Appena mi saranno arrivati i nuovi prodotti farò una review un po' più completa. Cioè non volevo farvi la review su due pennelli e Scusami, un eyeliner. Eyeliner. eh? Di eyeliner ti mozzo il capo. Paura. Panico, paura. Aspetta. Non vedo un cacchio nemmeno da qua. Andiamo un attimo più a definire questo viola che ci piace, non è tutto viola ben definito. Poi, con un pennellino, dove sei? Un pennellino d'eyeliner a penna, che è la prima volta che lo uso. E l'eyeliner della Duami, che è nero nero La Rimmel numero 01 o della nero. Maybelline 01. della scritto quella parte. Maybelline Maybelline Black. 01. Andiamo a fare una riga semplice, senza fare tante altre cose strane. Su tutta la parte. Se magari eviti di sbattere. No, non lo fare. Non lo fare perché viene una cagata, se no. No, già mi ti prego. Per definire ancora di più questo trucco. Mettete anche l'eyeliner dentro. La rima interna dell'occhio, Dentro. la rima interna, sto per piangere. Ok, basta. Togli lo zoom per favore. Che passiamo alle labbra. E questo qui, per quanto riguarda la parte degli occhi, è finito. Spero vi piaccia, tra parentesi. Faccio vedere. Sì, senza uccidere niente. Questo qua è venuto più lungo, secondo me è più bello così. Poi se volete fare due occhi asimmetrici andate direttamente con un ombretto fucsia dall'altra parte. E ora io, per fare la bocca Bocca. della signorina, metto questa matita, che è da Sephora, numero... Ti saluto con fretta. Numero, ti saluto che l'ho puntata troppo. Numero, l'ho puntata troppo. Comunque, un viola così. Di questi matitoni giganti. Sì. E andiamo sulle labbra della signorina. Pensavo sul Cercando naso. di... Ok.